Rendiamo onore oggi a tutti quei protagonisti. Un tessuto sociale eccezionale contraddistingue l'Italia e ogni volta mostra le capacità del nostro Paese di saper reagire alle calamità naturali in una coesione che conferma che il nostro popolo sa riconoscersi in un destino comune. Certo, talvolta può affacciarsi un sentimento di prostrazione, che si debba ricominciare sempre da capo, che l'emergenza prevalga ogni volta sulla prevenzione, che la discontinuità sia da preferire alla lungimirante programmazione, che le scorciatoie sembrino più attraenti della realizzazione di percorsi solidi, che ritorno a modelli di vita del passato sul terreno della mobilità, dell'occupazione, dei consumi, sia un orizzonte più rassicurante di quello che la globalizzazione e l'integrazione pongono di fronte a noi. Ma non possiamo e non dobbiamo lasciarci distrarre da polemiche artificiose o da slogan semplicistici. Abbandono e incuria del territorio non possono fare da padroni e aggravare così le conseguenze di eventi calamitosi sempre più frequenti.